Insomma, quando sono andato in nazionale? Quello che mi ha sorpreso tantissimo, che non avevo mai giocato, poi me lo sono ritrovato a Siena, era Chiesa, Enrico Chiesa. Non capivi che era Enrico Siena. Chiesa, giocatore strepitoso. Sì, però, senti Frida? No, senti però devi dare merito anche a Roberto perché con Chiesa, no, aspetta, oh, io con Chiesa faceva 25 gol Chiesa, con Montella faceva 20, con me segnava pure Jacopino. Ma è vero che mi rompi così, oh. Cavolo. Era la forza di quei giocatori, la presunzione anche di sapere di essere forti. La personalità, la personalità. Spettacolo. Spettacolo, viste quando Beh, sono giocavo. giocatori. È un'altra era purtroppo, noi siamo rimasti a quell'era. Io ho 5 anni più di te, però per me il calcio è finito nel 2000. 2000. Ma non è che 2000. purtroppo è il mondo che va così, nel senso che Sì, non solo il calcio. Sì, non il solo il calcio. mondo in generale, non ci saranno più le bandiere, non ci saranno, è difficile perché adesso ci sono tanti Vabbè, celebri. l'ultima bandiera si è mai nata, perciò sono stato io, Paolo, Maldini, Javier, e dopo te potete avere Zanetti e tutta la gente, e dopo tutto quello che c'è Roberto, e dopo se non potete potete tifosi interista. Non l'avevo mai sentito. Che poi Zanetti parla come Papa Francesco. Papa Francesco parla come Zanetti con 40 anni, con molto più lento, no? Cioè, se tu pensi che se tu dai a Zanetti l'età di Papa Francesco, esce fuori un... E prima di tutto voglio ringraziare Benedetto XVI. Ed esce fuori... Ma Conte, il premier, è pugliese? Sì, la Puglia del Nord. Quasi con distacco. Sì, è al nord della Puglia. Non eri così felice del nord. E com'è? Come le Marche Alte, come le Marche Alte e le Marche Basse. Sì, è al nord. Non voglio dire una cavolata, però è nel Foggia, vicino Foggia, Sì, sarà. mi sembra che ho visto la provincia. Perché poi lui sbiascica un po' le parole, visto quando sbiaga che parla veloce. Eh sì. Al di là dei contenuti che possiamo dire, possiamo esternare che sono il compilatore di sguardo scientifico, noi abbiamo capito che bisogna naturalmente tutti i negozi saranno aperti tranne quelli chiusi. È chiaro questo concetto che naturalmente tutte le persone, con il nuovo decreto che facciamo il 18 maggio, tutte le persone potranno fare il bagno al mare, questa è una notizia importante, ma solo in Trentino, in Piemonte e in Umbria. Mamma mia, siete Dove il sicuri? mare c'è sempre il cazzo. Ciao Ciccio Colone, c'è pure Fabio Quagliarella. Ciao Fabio. Grande Fabio! Gli dici a Fabio che è uno dei miei calciatori preferiti e deve rompere questo silenzio, deve fare questa diretta perché c'è cioè uno come Quaglia, come fa a non fargli? Ma quanto è forte, oh? E che gol che fa? Porca miseria. Una quantità di gol con tutti quelli che ha fatto, cioè gol Mai un brutto gol che era, banale. Mai un gol banale. Se unisci i gol più belli di Quagliarella no, fai una cosa incredibile. ma visto che c'è Fabietto, mi chiedono di Maradona, lo sai No, perché? Maradona non l'ho mai fatto, sai che tanti personaggi e ole 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 e dopo e ole ole ole, cioè l'ho sentito fare tanti personaggi, tanti miei colleghi fanno delle cose bellissime, no? Adesso mi vengono in mente i Max Tortora che fa Alberto Sordi dell'ultimo periodo. Quindi io, non che ci sia un copyright, ma quando vedo una cosa fatta bene, come Crozza quando fece Mourinho, adesso mi ricordo, oppure cioè, nel senso Max Giusti che fece Lotito, anche se tu facessi 9,90 come Calvin Smith o come Carl Lewis, hai sempre fatto 9,90, ma il record del mondo ce l'hai il primo che l'ha fatto. È come se uno si mettesse a fare i giri del niente, e quello che si può fare è qualcosa. Positivo. Io sicuramente voglio il copyright, però cercare di fare qualcosa di insomma, è Don Pignon, Don Pignon. Una volta al ristorante a Roma, a un ristorante dove andavano spesso i calciatori della Roma, e compreso l'allenatore, si chiama Checco dello Scala. Sei stato mai a Roma tu? A cavolo, Sì, certo. al di là per giocare, no? Sei stato a Sì, ogni Roma tanto. ogni tanto. C'è un ristorante che si chiama Checco dello Scapicollo dove tutti i calciatori vanno lì a mangiare, no? E
e tu entri, ci sta la foto di, non so, Vasco Rossi, Totti, Giannini, Sensi, tutti i VIP che hanno fatto una dedica, no? Sì. E c'era anche una dedica di un grosso genio che adesso non mi viene neanche il nome. E praticamente Del Neri stava lì a cena e ordinava, non si capiva. E poi a un certo punto, quando chiedeva anche del vino, no? Era a tavola di quattro, no? Cioè, di che mister di vino, che va? Dopignon. Dopignon. L'ho beccato. Cioè, anche lì si doveva scegliere la cosa difficile che c'ha la R, la, perché lui non è che si sforzava. Tu calcola quando ero allenatore della Juventus, ho avuto Giga e Stiga Ibian. Qua è L, adesso che mi tornare a parlare. Cioè, pensa lui che deve dire Stiga Ribbia e deve dire Grigera. Impossibile. Alla Juventus tre risultati di fila negativi. Va dall'amico di tutti, Varriale. Specie di Zenga. E va nel dopopartita, lo intervistano, dice: ma mister, ma i giocatori la seguono, avere la Juventus tre risultati negativi, due sconfitte, ma i giocatori la seguono, ha parlato con i giocatori, lui seriamente dice: ho parlato con i giocatori, penso di essere stato chiaro, ho detto dal Neri, lì è stata la croce. No, che poi io l'ho incontrato quest'estate, era in Puglia in vacanza. È peggiorato, si capisce. Si capisce meno di 20 anni fa, che già non si capiva. No, bene o male, qualcosina la capivo, però non sapevo che avesse, cioè mi sa che c'ha i suoi anni comunque, pensavo fosse più giovane. Non so perché c'avevo questa idea. Ma te hai fatto tutto hai fatto, cinema, teatro, radio, stavo vedendo. Ma tanto... Sì, diciamo che insomma, appartengo fino a quell'avvento di questi social, che forse non ci sarei mai arrivato, perché per reclusione... Sai, noi saremo gli ultimi a rientrare in pista, sui teatri, si parla della prossima stagione. Quindi, per non cadere, diciamo, in depressione, per mantenere la palla allenata, sotto consiglio che avveniva dal 2012, sono entrato, ma la mia passione è sempre stata la radio e il teatro, perché sono quei due settori in cui è tutto un po' più vero della televisione, del cinema, in cui sei tu col pubblico, sei 2 ore... col microfono in mano, col brusio da dietro le quinte che ti manca quando stai lì in camerino che ti prepari, no? Sono cose meravigliose, insomma, sono un po' paragonabili a quando entri dentro lo spogliatoio, quando senti il pubblico, no? Quelle cose uniche che in mondi diversi però ci accomunano come fossimo colleghi. Poi quando e quindi capita, quando entri quindi sì, diciamo, io ho fatto un po' tutto e sono novello, qui è un mese che ho iniziato ed è divertente, capita poi di scambiare chiacchiere con idoli di quando eri da cazzo, amici che ho nel mondo del calcio, dello spettacolo, della musica, quindi diventa veramente figo. Ma tu invece col Mancio sei amico da tanto, no? Grande amico, sì, sì. No, credo che forte, molto bravo. Ma quando glielo fai in faccia, che dice? Si incazza. Ma no, lo faccio poco ancora. Adesso ultimamente lo sto imitando di più, però insomma, beh, è una persona intelligente. Le persone intelligenti, come, insomma, lui è geniale in tutto, ma nelle persone intelligenti credo che abbiano quella facoltà, anche il califfo era così. Di accettare un'imitazione, pure se, insomma, basta che sia non offensiva, non dico perfetta, ma non offensiva, insomma. No. Lo sai, Califano una volta stava facendo le prove con i musicisti, prove per modo di dire, eh? Le prove erano così, fai conto, le prove erano, che ne so, lui c'ha un foglio. Allora, quest'aso, e questo è dove, cazzo, stavate voi. Quindi le prove erano così, e lo convinciamo ad aprire la posta. Dentro la posta, lui era in affitto, c'era tutta pubblicità per il padrone di casa. Ciapparelli. Maestro, ma c'è una pattumiera, cioè fuori, apri la sta posta, è piano, cioè ti scoppia. Vabbè,
Poi dico, insomma, a un certo punto gli arriva una cosa della banca, gli porta l'estratto conto del fine mese, lui, meno male, c'è più. Perché la sua vita è stata sempre mai parsimoniosa, non era, non agiva con parsimonia. Insomma, Ciaffarelli buttava sta cosa di pubblicità, io lo più coglioni, te chiedi i soldi, che te va dal disco, l'altro è razzista, se non sei da 10, è inutile farti. Insomma, a un certo punto la banca gli manda il bancomat con il codice PIN e la carta, con il scritto circuito, Visa, Elefran, lui Califano Francesco, che il nome suo era Califano Francesco, e tutta la scritta, circuito d'occhio, gli va su carta maestro. Lui, mentre loro provavano, siccome stava sempre il suo soprannome, no? Anche Gigi Proietti, mi ricordo, ci incontrava in serate, maestro, lui interrompe le prove e legge Califano Francesco, circuito Visa, Elefran, papà, Mastercard, e quando gli va su carta maestro l'occhio, ha visto i carini in banca, mi hanno dedicato la carta. Lui era convinto che la carta l'hanno fatta per lui. Che spettacolo, ma altri tempi. Persone, io in 22 anni di Califano potrei raccontare spettacoli di mesi. No, ma infatti di mesi. Leggevo che lo sai che lui faceva i viaggi a 270 all'ora, no? Io ero incosciente all'epoca, all'età tua all'Inter, io facevo dei viaggi con Califano a 20 anni, sai, vedevi 270. Ogni tanto facevo una chiamata a casa pensando che era l'ultima. Sì, tutto bene, sto con Franco. Pensa se diceva quanto stavo in... A un certo punto lui faceva dei viaggi e faceva l'Euro. Inveiva contro tutte le persone che stavano in corsia di sorpasso. E tu eri capace che da Roma a Bari, pure fa una serata, da Roma a Napoli quasi, se la faceva tutta in monologo. Leo del cazzo, c'ho altri ritmi, Leo, se ci vai a 2,50, levetelo. Faceva sti vai da lontano e parlava con le persone. Faceva così cavallo, levetelo. E dico, levete, con sto cesso, magari c'erano Cayenne, Maserati, lui c'era con sto cesso, perché c'era questo 5.000 BMW, che ce l'aveva lui e Baglioni. Naturalmente lui diceva sempre, con solo quello dei Baglioni va chiamato, c'è qualche imperfezione. No, spettacolo. Una volta facciamo tutto il viaggio e c'era l'Isoradio, canzoni che lui detestava, no? Oppure faceva le battute su canzoni belle, cocciante. Partiva, io non posso stare fermo con le mani nelle mani. E lui fatte la vita. Cioè c'aveva queste battute secche. C'era queste eppure si parla di cocciante, è un grande. Quando tipo passava la canzone di Minghi, si innervosiva perché diceva, abbassa io. Sto Minghi, cioè, le canzoni sono tutte uguali, sono clonate, cioè, ne riporto. E c'è l'unico cantante e poi si sente pure sotto le gallerie. Lui non sapeva che Isoradio si sente, io dico, maestro, guarda che Isoradio si sente proprio sotto le gallerie. Allora perché a me non mi si sente mai? Perché non mi mettono le canzoni. No, fenomeno. Poi c'è il libro su di lui. Un giorno devi riuscire a far Bobone. Mi scrivono tutti. Lo dobbiamo fare. Lo devi imitare anche. Certo, lui è un'unicità, è unicità pura. Come lui mai nessuno più, Ma poi ho visto molti che scrivono Petkovic, l'allenatore della Svizzera. Natamente, non so livello, peso, mebilmente, ci mancava Close, canosa, superiorità numerica. Lui c'ha la Z, no? Nanes ha fatto differenziato, naturalmente, e lui Ericsson invece è leggermente diverso, cioè, è simile a Petkovic, però sono molto molto contento, primo tempo abbiamo giocato bene, purtroppo abbiamo subito loro gioco, naturalmente. No, spettacolo. Lui è, sì, ognuno c'ha. Ognuno poi ha delle richieste, c'è gente che sta in fissa con, che ne so, da Torino Carino, ognuno ha i suoi personaggi, ognuno ha il, che ti posso dire, il Balotelli, Ibrahimovic, il Totti, il Capello, Luis Enrique. Cioè dopo, c'è sentito dopo Luis, e dopo ci provavamo a fare il nostro tipo di calcio del progetto, e dopo chi c'è in fissa anche con il basket, perché è fissato il grande basket, Gianni De Clema, siete collegati con il
Forum di Milano. Per il ciclismo allora quattro uomini alla comando, ancora Indurain, la Cebagarra, poi Santini che non risponde mai. Per la grande box, il grande tennis, c'è Rino Tomasi sul mio personalissimo cartellino, 2 punti di vantaggio per Michael Spinks, ma sentito non rispettava il diritto per la BBC e per la Warning Boxing Association, il campione del mondo, il messicano Raul Ton Machas. Cavolo, uguale. Una passione. Ti ricordi pure tu quanti cavolo ne sai? Molte me li dimentico, delle volte me li ricordano, sai, non hai fatto più, c'è un amico mio mi dice sempre non fai mai Albano, sai, io mi ricordo, ho portato l'olio da Cellino San Marco, perciò io faccio i concerti per l'Albania direttamente da Ostuni e senza microfono. Ciao. Ma c'è chi ti chiede Toto Cutugno, sai, ciao ragazzi, c'è chi, pure che ti fa Federico Zampaglione, cioè, tipo, capito, no? Ti vinsi l'anima su te l'anonima, mescolare la vodka con l'acqua tonica. Quella canzone non c'è. Sì, quella sì, la scritta insieme a anche al maestro, ci ha messo due o tre righe, ma cambiando la canzone, cioè la vodka con l'acqua tonica è una magia. Oppure Zampaglione faceva sempre dimenticare di colpo un passato folle in un tempo piccolo. Allora dice, no, lui di un amore folle, è passato folle, è passato. Sarà fatto una canna che è passato io. Un amore folle, io posso dire il passato. No, spettacolo. Insomma, un'altra categoria. Gianfa, quando si apre tutto dobbiamo. Già abbiamo il pulmino per venirti a vedere. Dai. No, tu sei a Milano adesso? Sì, adesso sono a Milano. Io sono rientrato in Italia dopo 6 anni che sono stato fuori. Ho fatto 2 anni a Los Angeles e 4 e mezzo a Dubai. Ho letto di Dubai. Come si sta? Bene. Vedi una cosa bella, la più bella di Los Angeles, la più bella di Dubai? Che se vuol dire diretta, Allora, Los Angeles, le opportunità, la facilità di contatto... Non è bella, non ci ritornerei a vivere perché Los Angeles è troppo grande, stai tante ore in macchina, preferisco San Diego, San Francisco, però Los Angeles c'hai tante opportunità. Dubai, la qualità di vita che hai, la sicurezza, non ci sono furti, non ci sono... Quindi se hai dei figli piccoli come te, crescono... Poi a 16 anni, 17 te se ne devono andare perché non capiscono la realtà della vita, perché sembra di stare una bolla di sapone. Però la qualità di vita per le famiglie non ce n'è da nessuna parte al mondo, come Dubai. Forse Vasco magari che vive nel collino bolognese, capito? Cioè, non è che posso vivere in mezzo alla gente, capito? Cioè, non è che posso, capito, condividere, io non so neanche che giorno sia, non so neanche che mese stiamo, non so neanche cos'è sto coronavirus di cui parlo, capito? Quindi cosa che... È difficile mantenere un'idea, uno standard, perché io non posso vedere persone, perché vado in nausea, che la gente, capito? Pensa uno come Valentino Rossi, come Vasco Rossi. Spettacolo, è Valentino, cioè. Anche lui è tifosissimo dell'Inter. Vero. Penso che se lui... Ah, Califano, sai. La squadra, c'è paragone, la squadra più tifata da tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. Boronis, Fiorello. Gli dice a tutti, no? E a un certo punto diceva Vecchioni pure, no? No, Vecchioni porta sfiga. Perché era, lo vedeva un collega di cantare come cantautore, no? Quindi diceva, e come porta sfiga? No, nel senso di porta quelli che al calcio, l'Inter non vince mai, pure se c'era un castel di sangue.